molto di relazioni, di vite e di vino. Pagine di vita e di vino racchiude il mondo di Giorgio Polacca, che è uno dei più grandi esperti di vino in Italia e uno dei più grandi strateghi del vino italiano. Però non spiego niente, perché poi lo chiederemo a te. E un mondo, quello in cui ci immergeremo con questo libro, che è quello anche delle emozioni. E io dico sempre che, quando ho letto questo libro, che in qualche modo hai dato le parole a delle emozioni, a degli stati d'animo che tutti abbiamo provato almeno una volta nella vita, ma che non riusciamo a descrivere bene. Non è un libro, sono tre libri, o meglio, è un vetrino, forse, diciamo, perché... Prendiamoci la licenza, perché appunto sono storie di momenti di vita, storie di vino, ma attraverso persone, quindi anche in questo caso storie di vita, e poi un libro d'arte. E quindi proprio l'editore è un editore d'arte, Alemandi è il più grande editore appunto d'arte in Italia, per editare il Giornale dell'Arte, solo per fare un esempio, e con questo libro ha aperto un nuovo capitolo della propria storia, che è quello delle esplorazioni. Quindi è un libro che rappresenta molto, ci dispiace che non sia Luigi Cerutti, ma rappresenta molto anche per loro. È un libro che ha già venduto 4.000 copie, ci sarà una terza ristampa a giugno-luglio di quest'anno, ed è un libro che sta riservando molte soddisfazioni, non dovrei dirlo io, non lo dico perché sua creatura, ma ecco, è un libro che sta stupendo chiunque lo prenda in mano. Allora, io vedo che poi qui ci sono oltretutto due ospiti, perché è un incontro anche molto originale, perché parleremo del libro, e poi in una seconda parte parleremo di vite di giovani, ma che sono qui per un motivo molto, molto diciamo coerente. Caterina Mastella Negrini è direttrice marketing di Villa della Torre, ma anche responsabile dei progetti culturali di tutto il nostro gruppo Allegrini. Quindi molta vino e molta arte. E poi Andrea Farinetti, padrone di casa, produttore di Fontana Fredda, quindi due giovani che proietteranno nel futuro le proprie vite. Quindi, Roberto, io ti lascerei la parola con una prima domanda. Intanto, perché hai deciso di strutturare questo libro a racconti? Domanda? Sì. Allora, questo mi assicuri che se per praticare si viene la preghiera, se mi segna la preghiera, però si fa strano. Allora, buonasera a tutti, innanzitutto. Ringrazio Silvia che si è resa disponibile ed è stata veramente molto, molto pronta alla chiamata per risolvere questo imprevisto di questa assenza, molto motivata. Ringrazio i miei due compagni di banco, uno che conosco poco, ho conosciuto in remoto la prima volta, ma è stato un ottimo primo incontro, ci siamo subito intesi molto bene con Caterina, invece con Andrea conosce da un po' di tempo, per un certo periodo della vita ci ha anche portato su strade comuni, ci siamo anche divertiti un po', poi come se forse ci stavamo divertendo troppo, però qualcuno ha cercato di renderci la vita un po' meno complicata, succede spesso qui, perché magari ci invidiavano un po', chi lo sa. Comunque, quindi ho avuto modo di conoscere un pochino più da vicino e sono molto contento di essere un po' che ci incrociavamo. Fa molto piacere. Detto questo, allora la prima domanda è perché il racconto? Perché nella mia avventura di piccolo scrittore d'albergo, io mi definisco uno scrittore d'albergo, cioè nel senso che da viaggiatore ho iniziato tanto tempo fa a raccogliere
però il racconto più del romanzo, al di là del fatto che non credo di essere in grado di reggere un romanzo a un certo tipo di velocità, a livello di forza e di efficacia, il racconto mi ha sempre stimolato al pari della poesia, in quanto il racconto non ti permette cedimenti. Cioè nel racconto ti poni un obbligo che è quello che tu in 10 parole devi riuscire a trovare il modo di provare ad esprimere ciò che potresti dire o altri direbbero in 100. Questo è un qualcosa che ti pone a livello proprio di costrutto lessicale di fronte a una sfida importante che mi è sempre piaciuta. Io per lavoro, una parte del mio lavoro è fatta di scrittura, che possa essere un comunicato stampa piuttosto che uno script motivazionale per una rete vendita o per il lancio di un nuovo prodotto, quello che possono essere parole o messaggi. Quindi comunque io sulla sintesi ci ho costruito molto, negli anni ci ho lavorato molto. Quindi il racconto ne rappresenta proprio la summa della sintesi. Il titolo mi ricordo come una giornata felice, punto. Pagine di vita. E perché questo titolo? Sì, sul punto effettivamente non vorrei passare per quello che dietro c'è una grande storia filosofica, per cui il punto è stato deciso, poi non so neanche se da me. Poi dopo me lo sono però speso bene, cioè ho dato. In altre occasioni il punto segnava, veramente, non è parola del mio sacco. Allora, me la ricordo come una giornata felice, è un po', secondo me, soprattutto per quanto riguarda le pagine di sinistra, visto che questo libro è un libro su tre piani, è stato pensato come fosse una scala con tre piani, quindi racconti di vita, racconti di vino e le opere d'arte, le opere a ricamo di Annalisa. Giusto compendio. Me la ricordo come una giornata felice perché io dal mio punto di vista, quello che la mia navigazione mi dice, e soprattutto la mia indole, un po' buia, un po' oscura, un po' depressa, comunque con una vita piuttosto ricca di ostacoli, mi ha portato a ragionare sul fatto che le giornate felici siano veramente poche. Felici, poi ognuno di noi può decidere come strutturare la classifica o che tipo di ingredienti dare per decidere se una giornata è degna di essere archiviata come giornata felice. Io credo che una giornata felice sia quella in cui ti senti veramente dove volevi essere, cioè chiudi la giornata e capisci davvero, così nel piccolo bilancio delle 24 ore trascorse, che tu eri davvero dove volevi essere. Sei stato dove volevi essere e le cose sono state come assistere a un balletto classico, come quando ci stupiamo della geometria delle ballerine all'unisono, tutte perfettamente allineate, dove tutto ha funzionato al meraviglio. Ecco, di quelle giornate lì ce ne sono, come per la mia vita vissuta realisticamente poco. Quindi mi piaceva far sì che questo titolo fosse in chiusura, ne parlo di una giornata felice. Ma diversamente, parlando di come io la mia direzione abbia poi compreso di come sia proprio difficile vivere, e quindi raccontando di quanto ho trovato, di quanto mi trovi veramente a combattere, a cercare pace con me stesso per capire quanto sia difficile vivere e cercare quindi di contrastare questa forza centrifuga, il fatto di dare questo titolo è anche dire però ci possono essere. Quindi c'è un velo di malinconia e di tristezza, però c'è anche tanta speranza. Le giornate felici comunque esistono, possono esistere e possiamo fare, almeno mettercela tutta, finché esistono. E poi c'è un elemento particolare che rende unico questo libro anche alla prima vista, che è l'opera d'arte, che è un'opera d'arte fatta con il ricamo, che poi è un'arte antica che un po' rischia di scomparire. Hai scelto un'artista, Annalisa Bollini, che si dedica al ricamo. Come mai questa scelta? Annalisa la conobbi tanti anni fa e non era, si stava riavvicinando al ricamo, era un qualcosa che aveva, tra l'altro avrei
dare uno sguardo che cerca qualcosa che non c'è, che è perfetto, di che due parole, eppure non ce l'ha. E quindi sarebbe stata comunque una presenza molto interessante, ma non ci sarebbe riuscita a far raccontare nulla di più che guardare sopra. E detto questo, incontrandola e avendo visto alcuni suoi lavori stupendi dal punto di vista proprio grafico, è un'illustratrice per libri, per bambini, per gatti, ma come suo lavoro principe. E mi racconta di questa sua volontà di avvicinarsi al ricamo in modo più profondo tutto, e quindi mi si accende una lampadina, non so, da lì c'è stato un bel incontro a livello personale, ma dopodiché questa cosa del ricamo ferma il tempo, il ricamo si insinua nel tempo, passaggio della tela con l'ago è qualcosa che va oltre e ritorna, quindi mi è sembrata una buona cosa. Da lì poi è nato l'idea di questa collezione da commissionarle, che è dalla prima opera all'ultima, sono stati 5 anni. Io questa sera mi sono promesso, se poi qualcuno di voi sarà curioso, con molta cura, spero di essere riuscito, ho portato 2 opere vere originali che sono realisticamente, poi lo giudicherete voi, molto belle, molto particolari, e poi la tridimensionalità del ricamo rende. Quindi per quanto siano state stampate dal più bravo editore d'arte esistente che ha le mandi, rendono, ma quando poi vedrete i due esempi viventi che ho portato, vi renderete conto della portata di Annalisa, che ha tradotto questa mia collezione con questo titolo molto ambizioso, Stati d'Anima, che inizialmente è stato vissuto da lei, essendo la ricamatrice, che sono riavvicinata a ricamo, se mi chiedessi un albero, una casa, una montagna, e tu mi stai parlando di malinconia, assenza, amore. E quindi la traduzione prima da parte sua e poi il percorso di condivisione ha richiesto un po' di tempo, ma è risultato. Mi trovo che il ricamo si sposi bene per questo tipo di Poi stavo pensando che il ricamo col vino ha molte analogie, cioè il valore del tempo, saper aspettare perché è un lavoro lento. La cura del dettaglio, altissimo, del dettaglio e del micro dettaglio. Manuale. Assolutamente. Un'ultima cosa sul libro, mi sento di dire come mi sono immaginato questo piccolo lavoro. Me lo sono immaginato come, e quello è stato un po' il via per il costrutto, come un armadio delle farmacie antiche, quelle con tanti cassettini, quelli anche a volte affascinantissimi, con alcuni cassettini anche abbastanza irraggiungibili, belli messi molto in alto, molto un po' quasi segreti. Alcuni di questi erano, come penso per tutti noi, alcuni li abbiamo voluti chiudere a chiave, o volontariamente o involontariamente, ma sono chiusi e pensiamo di non volerli aprire. Ci imponiamo quasi di non volerli aprire, e a un certo punto della vita, nel mio caso non passa con il 2019, in cui così, la lotteria della vita ha estratto un numero non esattamente gradito, in quel momento ho pensato che fosse giunta l'ora di provare a aprire tutti i cassetti di questo mobile e vedere che cosa c'era dentro, quello che avevo dimenticato, quello che avevo voluto dimenticare, e magari scoprire qualcosa che mi ero dimenticato di aver riposto da qualche parte. Ecco. Quest'idea dell'armadio della farmacia antica mi ha poi accompagnato nel poi mettere insieme i pezzi ed arrivare da Le Mandi e presentarmi. Siete interessati a? Come se questo armadio ci consentisse di creare degli spazi per le nostre funzioni, quindi aprire i cassetti e trovare, ecco, qualcosa anche per qualsiasi lettore, trovare qualcosa che gli appartiene, magari l'ha lasciato nascosto in un angolino. Tu al vino hai dedicato la tua vita,
proprio temporale, cioè è arrivato, cioè mi sono sentito di aprire le finestre, di dire bene, raccontiamoci con alcune pagine che veramente non avrei, tipo quelle dei miei genitori, non avrei mai immaginato di riesumare dalla memoria, ammesso che ce ne fosse memoria. E quindi bene, però mi ha fatto star bene, mi fa star bene, sono molto contento di tutto questo, di poter parlare di me e di poter raccontare cose che io in questi 3 mesi e mezzo di vita del libro ogni tanto ricevo, ho ricevuto il circolino di un pezzo del mio racconto, una frase, una parola, un aggettivo, un rimando, comunque quello che mi ha detto, a me è successa quella cosa lì, io ho vissuto quella roba lì, assomiglia a quello che è, beh, regalo eccezionale, bellissimo. Non fosse che per quello sono veramente molto contento di tutto questo. Hai messo veramente in parole qualcosa che tanti di noi in alcuni momenti hanno provato, ma senza, rimangono lì le emozioni, noi alle emozioni non diamo un volto, non le definiamo, perché forse anche nella nostra cultura non è un qualcosa che si fa. Ma quindi allora, qual è il tuo lavoro? Perché noi ci conosciamo da tantissimo tempo, adesso abbiamo creato un mistero, la curiosità, e tu appunto hai scritto delle pagine del vino importato, dei progetti che rimangono nella storia del vino italiano. Quindi adesso bisogna vediamo anche qual è il tuo lavoro e anche magari qualche esempio di storie di successo. Poi passare la palla ai giorni più adulti, perché noi quasi pensionati ormai raccontiamo un po' il passato, invece abbiamo bisogno di sentire i racconti con le convinzioni al futuro. Lui qualcosa ha visto dal vivo? Certo. Non lo so, potresti dire qualcosa? Beh, in sala diciamo che con molto piacere esistono, cioè ci sono alcune situazioni per cui mi sono anche... Comunicazione interna, tutti i servizi attesi in hotel, grazie. E poi commerciale, questa è una mia cifra a cui tengo molto, ma detto quello poi entro nel mondo del vino da quell'appassionato musicale e posso dare un sfogo a tutta una serie di cose. Con la banca del vino di Pollenzo faccio un altro passaggio ancora all'interno di questa mia strada, quindi di questo percorso che mi ero prefisso e immaginato. E poi a un certo punto, per un problema mio personale, mi trovo a dover ripensare una serie di cose. Allora io, ecco, avevo quello che avevo così compreso fino a quel punto era, lavorando nel vino, innanzitutto vino, facciamo subito una grande premessa, cioè il vino distinto tra il vino, per non usarla, per il vino di qualità, vino di eccellenza, diciamo, il vino quello con la B maiuscola, quello vero. Non il vino commodity, il vino prodotto di servizio, il vino con la prima cosa. A me l'altro non è mai interessato molto, cioè non mi ci sento neanche, non saprei neanche come maneggiarlo dall'altra parte. L'altra parte del Dark Side of the Moon, no, non saprei come fare. Quindi detto quello, penso che ci sia nella costruzione di la parte agronomica, la parte enologica, all'interno della quale, a latere della quale insiste la proprietà, o piuttosto se si tratta di un
pensavo che c'è una figura di raccordo che però fosse in grado di parlare più voci e quindi potesse confrontarsi con uno staff tecnico con cognizione di causa, piuttosto che con una direzione commerciale o una direzione marketing barra creativa, fosse un qualcosa che mancasse all'interno del mondo del libro. Quindi ho iniziato questa avventura e oggi sono passati più di 20 anni, ma riprendo a intendere quello che ho detto all'inizio, qui in sala ci sono, ho visto prima con gli usanti, li ho incontrati arrivando, ci sono 4 esempi che, non riuscendo bene a tradurre che qual è stata la nostra, qual è il nostro rapporto di collaborazione, cioè non riuscendo ad elencare bene tutti i punti, però sono 4 case histories che hanno veramente un significato molto importante, che hanno avuto un significato importante, ma che hanno un significato importante proprio dal punto di vista oggettivo. Non faccio i ringraziamenti, ma decido in questo momento, che sono, vedo, a nome della famiglia Berretti, quindi di tutta la holding Umani Ronchi, abbiamo il direttore commerciale e la direttrice marketing che sono in quell'angolo, accanto abbiamo Michele Tessari e Signora, quindi siamo in Veneto, una crisi storica direi piuttosto interessante, anche perché 20 anni fa eravamo a Brognoligo in un cortile con una baita come ufficio, 2 vasche d'acciaio vicino alla baita. Oggi tutto sommato si può dire che un po' di strada è stata fatta in tempi molto rapidi per arrivare poi un angolo di Piemonte, quindi siamo multiregionali casualmente, quindi Cadelbaio, quindi la famiglia si è giunta, Giulio Grasso con Federica. Parliamo di tutte cose, della mia storia professionale non ha turnover praticamente. Cioè, io sono, diventa quasi un percorso familiare, cioè, si cammina per tanto tempo, quindi sicuramente Cadelbaio, che è stata una cosa per cui io credevo tanto cioè, parole barbaresco, langa, al di là dell'accento che si sente, che è questa parte dall'inizio, rivela le mie origini, questa cadenza, ma detto quello sicuramente Cadelbaio è stata un'ottima sfida che oggi veramente si pone tra le grandi firme del commercio del barbaresco. Ci siamo divertiti, ci divertiremo ancora molto, e poi in questo momento Andrea Farinetti mi ha fatto la battuta, mi ha detto ci sono 2 disoccupati di lusso. Io non ho raccolto la battuta, però ho detto bravo, hai ragione. No, è bene, lui l'ha detto, bene. Vabbè, comunque è come se l'avessi detto tu, che sono Elena e Luca Corrado Vietti, direi che qualche cosa è stato fatto, sono così. Qualche cosa magari si farà ancora, visto che la carta d'identità e anche tante energie che lo permettono ancora, ma direi che così, parlando di case histories, qualcosa abbiamo visto, qualche mare, abbiamo visto il mare caldo, poi abbiamo visto arrivare le onde alte, noi non abbiamo perso la calma, abbiamo sempre tenuto la nave, siamo stati sulla torre, l'abbiamo attraversato e oggi siamo qua sorridenti a guardare il futuro e dire sentirete ancora parlare di noi. Questo riassumendo, io ripeto, mi piace definirmi uno che contribuisce a creare valore, punto. Non so se è una definizione troppo roboante, non so, però mi sembra che sintetizzi bene, e che vuol dire in tanti modi, vuol dire a volte un micro dettaglio sul prodotto, sul vino, cioè capire i tempi che stiamo vivendo, cioè i brand non vanno conservati, i brand vanno attualizzati, di questo sono profondamente convinto, e per fare quello
dice sempre. Prima perché mi faceva effetto di dire troppo giovane non andava bene, adesso bravo. Anche dopo mi hanno ingannato. Siete comunque anni 40 e quindi esatto. E quindi voi arricchirete appunto dei casi di successo con la vostra visione, con l'evoluzione, con l'adattamento al passo, come diceva Roberto, magari un giorno sarete anche voi qui, ma chissà, in un'edizione futura. Sequel. Le prossime. Esatto. Però ecco, è bello vedere appunto dei giovani, io non mi sono presentata prima perché appunto non sono io l'oggetto, però il tema dei giovani tengo particolarmente, io mi occupo di comunicazione del vino e per il Politecnico di Milano sto lanciando, sarò il direttore tecnico di un corso che si rivolge soprattutto ai giovani del vino. Vuole portare il pensiero strategico del design nella soluzione dei nuovi problemi del settore. Quindi design thinking, perché è poi quello che usava Jobs alla fin fine per le sue creazioni. Quindi io adesso farei domande. La prima la farei a te, Caterina. Il vino ha anche la necessità di avere delle nuove narrazioni o comunque di avvicinare anche dei pubblici nuovi, dei giovani, e quanto l'arte può in questo senso aiutare a comunicare il vino, visto che tu ti occupi dei progetti della famiglia che hanno a che fare appunto con questo fenomeno anche. Beh, inizio con una nota personale per farvi capire come anche il mio legame con l'arte è stato presente. Perché quando io ho deciso di fare il classico, già mamma lì non era particolarmente felice, voleva che facessi lo scientifico, e però dopo alla fine del liceo io le ho detto mi iscrivo a lettere antiche e lei mi ha detto ok, vendo l'azienda. Che ho detto vabbè, e perché Carlotta, che è mia sorella, aveva già intrapreso medicina, quindi io che ero sempre stata invece quella un po' più presente anche con lei, perché per me occuparmi dell'azienda è stato un modo per stare con lei, perché lei era sempre al lavoro e quindi io ho partecipato alle riunioni, vedo qui Nicola Frassoni in sala che si ricorda di me probabilmente a 2 anni girare per le voti, perché per me era un modo per stare con lei. Siamo arrivati a una conclusione che non avrebbe venduto l'azienda, un patto tra di noi, ma che io avrei fatto filosofia, perché le sembrava che in qualche modo filosofia fosse meglio di lettere antiche. E in questi anni mi sono occupata di filosofia dell'arte e abbiamo una splendida villa del 500 in Valpolicella e raccontare del mondo dell'arte, cioè la stessa apertura di una bottiglia di vino, è un'esperienza, e Roberto nel libro ci lo racconta molto bene, è un'esperienza che suscita emozioni e suscita emozioni sempre diverse. Io credo che farlo con il legame dell'arte, quindi raccontare qualcosa, raccontare sia certo quello che succede in vigneto e in cantina, che sono parti fondamentali, perché vedere i ragazzi che lavorano, gli enologi che ti raccontano quello che fanno, io cerco sempre di andarmi a dedicare qualche ora a loro e di stare con loro, è anche quella un'opera d'arte, perché si vede proprio che fanno qualcosa. E la stessa invece le opere d'arte che qui vediamo e vediamo in questo bellissimo posto che è stato inaugurato da poco, le stesse opere d'arte raccontano qualcosa del mondo, interpretano qualcosa del mondo. Quindi io credo che il mondo del vino e il mondo dell'arte siano veramente molto uniti e raccontino un'esperienza. E quando io vedo un'opera d'arte mi emoziono, e quando io apro una bottiglia mi devo emozionare. E quindi il racconto di un'opera d'arte e il racconto di una bottiglia di vino è davvero molto più simile di quello che sembra. Allora ti faccio una domanda sul libro. Quando hai toccato il libro, lo hai aperto e hai visto questa forma d'arte, scrittura e anche
sono la pazienza che uno ha nel reclamare e la pazienza che noi produttori abbiamo nel vedere l'uva diventare una bottiglia di vino, perché è tantissimo, a volte si passano veramente 20 anni prima di aprirla. Però ho pensato che era una bella, cioè Roberto prima l'ha spiegato bene, ci sono queste tre fasi, la vita, il vino e l'arte, tutte collegate insieme. Io mi sono molto emozionata in alcuni passaggi del libro, l'ho raccontato a Roberto quando ci siamo sentiti, perché ho ritrovato alcune cose, quando prima lo diceva, che alcune persone mi dicevano ah, ma ho ritrovato questa cosa l'ho vissuta anch'io, è vero, è molto vero, è una scrittura molto netta, molto precisa, ma che ti lascia qualcosa, ti lascia un'emozione. Io mi sono emozionata praticamente alla prima pagina e ho detto iniziamo bene, nel senso che chissà quando lo finisco come sono, perché proprio si vede una scrittura chiara, netta, che vuole raccontare qualcosa e che vuole davvero raccontarlo, perché ci sono dei libri che spesso uno scrive per obbligo, invece in questo caso secondo me Roberto l'ha scritto per il piacere di scriverlo e per il piacere anche di raccontarsi qualcosa, a se stesso forse e anche a noi. Siamo estremamente fortunati perché stiamo vivendo quel momento e siamo in
e allora bisogna lavorare di sopra. È chiaro che ci sono delle persone nella storia della viticoltura, nella definizione di quello che è il vino oggi, che hanno definito dei pilastri importanti, dei parametri. Buono, io questo ce l'ho in testa da tempo, buono, pulito e giusto. Generazioni passate hanno lavorato per il buono e ce l'hanno fatta, fatto della bella, di capolavoro. La nostra generazione, quella prossima, noi forse un po' di più, dovremmo fare due scalini insieme, dovremmo fare il pulito giusto. Il vino non è più solo fare un bel vino, non è solo più trovare la chiave narrativa giusta, non è solo più l'opera d'arte che c'è dietro, è anche come tratti le persone che ci stanno dietro e come stai trattando la terra, e quindi forse queste chiavi saranno quelle che ci daranno grandi possibilità di lavoro sul futuro. Aggiungo, condivido molto le parole di Caterina e molto molto quelle di Andrea. Un passaggio, cioè al di là delle storie sognanti o dei racconti di persone, aneddoti, ci sono due passaggi, due racconti in cui parlo del vino in modo un pochino più pragmatico, comunque un pensiero su una direzione anche delle chiavi di lettura, ma proviamo a ripensare qualcosa, cioè gli anni 90 che hanno visto la grande esplosione, dove si è creata anche la grande, io la chiamo sempre la parte dopata, ma nel senso buono, però mi piace parlarne, ma nel senso buono, cioè dove comunque c'è stata una grande esplosione di attenzione, dove la drammaturgia del vino ha toccato i livelli, dove si è creato questo vocabolario. Gli anni 90 hanno sfondato le porte, neanche aperte. Sfondate le porte, pensiamo poi, se pensiamo alla terra, nostra, cioè immaginiamoci cos'era la langa dei primi anni 80 e quella degli anni 90. È passato un lasso di tempo molto breve, giusto Luca? Cos'è successo? Qualsiasi cosa. Come ha detto lui, abbiamo sfondato le porte. Ecco, per arrivare un pochino più ai giorni nostri e provare a lanciarci o comunque così a un pensiero vociato su quello che potrebbe essere un... ripensiamo ciò che diciamo, ciò che raccontiamo. Ecco, a me personalmente piacerebbe lanciare un appello affinché si tornasse un po' di più all'oggettività. Io ho un pochino la noia da un lato, e anche mi ha veramente, non ci trovo più nulla di interessante in tutte queste gabbie ideologiche raccontate sulla base di soggettività, spesso, e anche di derive intellettuali che allontanano comunque chi ascolta, poi possa essere il trader piuttosto che il consumatore, sull'oggettività. Io a un certo punto scrivo: un buon meccanico, per diventare un buon meccanico, ha studiato, poi ha aggiustato tante automobili, poi ha fatto degli errori, poi dopo ha imparato ad aggiustare le macchine. Ecco, chi parla di vino, chi è deputato a farlo, a vari livelli, quindi qui in sala abbiamo alcuni giornalisti, quelli con la G maiuscola, ma anche voi produttori, ma anche i vostri manager, il direttore commerciale o l'agente di vendita o il sommelier di sala, provare ad andare, cioè a rimettere proprio a fuoco l'oggettività. Il vino quello vero, giusto, pulito, giusto e molto buono, ha tanta oggettività e un po' di soggettività. Se poi tu puoi sentire il sapore dolce e nostalgico della prugna Mirabella e nell'ultimo vermentino bevuto in Costa Smeralda, perfetto, io te lo concedo e mi fai anche sorridere, e ti dico che è vero, la sento anch'io la prugna Mirabella. Dopodiché non lo trovo troppo degno di nota. Ecco, riappropriamoci un pochino di più dell'oggettività. Si può essere oggettivi nel vino, se no ce la stanno anche raccontando un po' tanto, forse un po' troppo. Questo mi permetto di dire. Bravo.
minuscola, dici, ma beh, innanzitutto in prima fila ci tengo, l'ha accennato prima, eccezionale, che ha finito il tour di jogging dopo in Italia e non ha fatto in tempo a ritirare lo smoking, quindi lo vediamo perfettamente con la tuta di jogging, ma non ha voluto mancare, tutto perché il sarto stava chiudendo, ma io lo so che non stavi andando. Non mi ha fatto la doccia, ma è chiaro. Quindi, ma sei fatto sei, perfetto, bravo. E quindi, Nicola Frasson, che oltre a essere storicamente il punto di riferimento nord-est del Gambero Rosso, poi nelle sue varie attività, che ho avuto modo di vivere in diretta, è un ottimo uomo di formazione, è una persona che conosce molto bene molto del vino e lo sa molto bene, nel tempo si è affinato, io lo conosco da tante merende, e si è affinato maggiormente, legge molto bene le platee ed è veramente un ottimo divulgatore che oggettivizza molto il vino, è uno che sta sempre stato attento ai ricami perché non l'hanno mai appassionato molto. Dietro di lui lo svizzero. Non mi dilungo nel dire svizzero non per la puntualità, non per l'ordine, perché è risaputo, svizzero per caso. Sangue misto, quindi origini di Ginevra e Avellino, cioè fate immaginare voi, è tutto vero, cioè, quindi una contaminazione esplosiva che ha dato vita a un figlio unico che è Gianni Fabrizio. Io nel libro si dice uno dei massimi conoscitori di vino viventi e questa non è una battuta, questa è realmente qualcosa di conosciuto e conclamato anche molto fuori dai confini nazionali, che sono molto contento che siano qua con me, sono amici innanzitutto, sono compagni di veramente di una vita, di tante cose che abbiamo visto, vissuto insieme, attraversato insieme, e perché secondo me a loro due è giusto passare la parola nel dire cosa vedono loro nel dopo. Nicola? Faccio la valletta. Mi alzo, mi giro. Allora. Fanno impressioni tanto. Buonasera. No, più che fare delle considerazioni, ci sono un paio di domande che mi vengono spontanee, rivolte soprattutto alla parte, non vogliatemene, un po' più giovane del banco dei relatori. Sto vivendo, parlo di me, un periodo così di ripensamento su una gran parte del mondo del vino. Il discorso di Andrea mi ha preso fino a un certo punto, è vero che noi siamo il vecchio mondo, quello che in qualche modo ha le radici del vino di qualità. Non credo che in futuro, cioè che l'Italia, la Francia, una parte della Spagna saranno la Mecca del vino. Credo che ci saranno all'interno di queste aree delle aziende che saranno la Mecca. Ovvero, ed è la parte che veramente prendo spunto, cioè vi sfrutto da questo punto di vista perché in qualche modo rappresentate non la microazienda che coltiva con le sue manine ogni singola pianta, la spolvera tutte le mattine perché sia il miglior vino del mondo, ma mi domando, ed è davvero una domanda che pongo a me stesso, come faremo domani a far coniugare l'idea di un vino che sia buono, pulito e giusto e va benissimo, rappresentativo di una tradizione, una cultura, una storia spesso secolare, un vitigno, un territorio, coniugarlo con i volumi importanti. Cioè, il discorso dell'arte, in qualche modo, è sempre un qualcosa di limitato. Dopo che possiamo fare una litografia, possiamo riprodurlo all'infinito, però il mondo del vino, secondo me, vivrà di due o tre realtà ben distinte. Questo perlomeno è il percorso che ipotizzo. Da una parte avremo il vino commodity, questo è un prodotto gradevole, buono, buonissimo, però di fatto che ha il semplice compito di essere piacevole. Una parte del mondo io la immagino come la massima espressione di un territorio,
fare le 4 bottiglie di Monfortino, fare le 4 bottiglie di Reciotto di Quintarelli, resterà sempre un qualcosa di unico e molto artigianale barra artistico. Quando cominciano ad essere importanti i numeri, la paura che ho è che domani alla fine diventi in qualche modo un prodotto di metodo anche quello. E invece di raccontare qualcosa di mio, chiedo a voi come pensate di affrontare questo aspetto. Vado io? Vai. Allora, intanto penso che quella parte centrale che tu hai detto, quella pancia lì che sarà di altissima qualità, sarà commodity. Scende giù, non sa nessuno. Io prima dicevo, ci sono alcune zone dell'Italia, alcune zone della Francia che faranno e diventeranno la mecca per l'Italia. Sì, non è chiaro. Secondo me ci saranno commodity, la pancia diventerà commodity, perché la commodity sarà qualitativamente alta, ma se non avrà un valore aggiunto territoriale non sarà esportabile, perché smetteremo di esportare le cose inutili. Vino grigio me lo faccio anche negli Stati Uniti e me lo bevo lì, perché prendere quello italiano, per esempio. E ci sarà tanta roba così, immagino. Come si fa a fare a coniugare la qualità, il territorio, anche con i volumi? Intanto i territori li fanno le persone, immagino, come tutte le cose. Questo mondo senza persone sarebbe un bellissimo pianeta, ma non avrebbe nessuna gestione di poesia, di scrittura, di niente. E quindi queste cose le fate persone. E coniugare grandi volumi con qualità si fa con una sola mossa, la fiducia. Se tu hai la capacità di fidarti del prossimo e delle persone che sono con te, puoi riuscire a fare grandi cose in grandi volumi, perché pensi che chi sia vicino a te abbia la tua stessa capacità di fare bene un qualcosa. Dalla singola vigna, dalla gestione della singola potatura, che oggi è una roba abbastanza complessa, sempre di più, a come gestire un travaso, a come fare la solforosa, a come guardare tutto per arrivare là. E così si può fare. Fiducia. Allora, domanda non facilissima, ancora. Però, allora, intanto, secondo me, io lo vedo anche in questi giorni, siamo a Vinita lì, e vedo anche la passione con cui comunque leggo, cioè, tutti quelli che vengono da fuori Italia sono sempre tantissimi. E secondo me, che raccontano una storia, che dicono qualcosa, che raccontano anche la storia familiare, le scelte che le famiglie di produttori hanno compiuto, in qualche modo non perderanno mai valore. Sulla seconda parte, come diciamo coniugare richiesta alla voglia di mantenere alta la qualità, sai che è un problema che anche noi abbiamo affrontato. Cioè, nel senso che io, ad esempio, ho 31 anni. Quando sono nata, Legrini aveva un dipendente, ora un po' di più. Io mi sono, cioè, ho visto i miei genitori, ho visto i miei zii che erano abituati a fare tutto, dal mettere la tovaglietta quando venivano gli ospiti, e lo vogliono fare ancora, cioè, l'incapacità totale di delegare, e però si sono trovati a fare. E la stessa cosa si sono trovati anche a mettere in discussione alcune loro scelte. Però è ovvio che non puoi accontentare tutti, cioè il vino a un certo punto finisce e noi non vogliamo farne troppe quantità, cioè nel senso deve rimanere ferma la qualità, perché se no si perde totalmente la parte del racconto. Quindi è ovvio che noi dobbiamo dire no. Cioè Poggio al Tesoro, che è un'azienda nata abbastanza recentemente, non troppo ormai, che è 20 anni, tu sei venuto qualche volta, lo sai, io lo raccontavo anche oggi nel 2001, quando ho accompagnato mamma a prendere il primo vigneto, c'era piantata la tuga e io gli ho detto scusa, pensavo che volevamo continuare a fare vino, e mi ha guardato e mi ha detto sì, guarda che si pianta. Però ad esempio il Delicato Valper, uno dei nostri vini, è terminato molto in anticipo. Tutti i nostri importatori erano arrabbiatissimi perché è terminato. Purtroppo è terminato, cioè nel senso, se si vuole mantenere dritta la barra della qualità, poi ci sono dei limiti imposti fortunatamente imposti, dai terreni e dalla proprietà.
siamo all'interno di una delle poche merceologie mondiali soggette alla critica, perché c'è il vino, la ristorazione, il cinema, l'editoria, poi abbiamo un po' l'automotive e poi la chiudiamo lì. Allora, anche il gioco della critica, che è critica barra comunicazione, lavorare un po' su questa cosa, per cui anche l'enfasi smodata della piccola storia di piccole dimensioni, che per parte già con subito un allure diverso, no, cioè raccontiamo delle cose anche un po' diverse. Ma e allora questo ci può aiutare ad andare sulla strada giusta rispetto a quello che tu stavi dicendo. La critica è bella, purché non sia discriminatoria, no? Sì. E quando la comunicazione a vantaggio di se stessi è discriminatoria per svantaggio di qualcun altro, è sbagliato. Per esempio, così solleviamo subito il polverone, ce lo togliamo. Vini naturali. Lo stavo dicendo. Non ho niente contro i vini naturali. Ma dicono con una semplice parola che tutti gli altri sono innaturali. Questo è sbagliato. Sbagliato in quel termine lì, no? Una gabbia ideologica che è discriminatoria. Porca miseria. No, ma cioè a Milano, che io vivo lì una parte del tempo, cioè ormai le enoteche vini naturali, scritto sempre. E che mi chiedono quando li fate anche voi? Io lo dico più mai. Cioè, da sempre, lo facciamo da sempre, lo facciamo da sempre. Io ho detto, cosa vuol dire vini naturali? Cioè, allora chiediamoci che cosa vuol dire vini naturali, perché gli ho detto, cioè non è che io li faccio, cioè. Fingiamo, creiamo con una stampa 3D in Uva, cioè nel senso, i vigneti ci sono anche da noi, cioè, ed è totalmente, cioè questa è una cosa, vediamo, ma poi c'è cioè, dei vini naturali, quanti ce ne sono buoni? Cioè ce ne sono alcuni che, cioè, io non apriamo quel capitolo, non prendiamo derive, Caterina, eri stata per te la strada d'arte, la delle antiche, adesso mi sei arrivata che i vini naturali non ti piacciono. No, se posso invece... Ma peggio, hai detto che non sono buoni. Un'ultima chiosa contro la mia categoria, invece non so cosa sarà il vino nel futuro, l'ho detto prima, l'ho chiesto a voi, non ho idea. Credo di avere delle idee un po' più chiare su quello che sarà il percorso per noi che raccontiamo il vino. Negli ultimi 10-15 anni ci siamo persi dietro a raccontare non il vino, ma la storia dei prodotti, che è molto bella da raccontare. Però quando invece di parlare di cosa c'è nel bicchiere, mi soffermo a dire come quel vino è stato ottenuto, secondo me stiamo perdendo un pezzo di narrazione, perché è lievito indigeno, lievito aggiunto, e l'anfora, ma è un'anfora interrata oppure un'anfora fuori terra, e la barica è nuova e usata, e quanto poti, e se stai facendo prosecco, ma che residuo zuccherino hai, e alla fine non raccontiamo di cos'è il vino, cioè non siamo se è un vino profumato, se è un vino strutturato, se è leggero, se è facile da bere, se è potente, no, però raccontiamo che il produttore va col SUV 4x4 in vigna, oppure che ci va a cavallo la mattina sul far dell'alba. Cioè, abbiamo raccontato tante storie e perso di vista invece quello che è il nostro mondo, che è quello del vino. E da questo punto di vista credo che chi fa il nostro lavoro, che in parte è in maniera brutale dare dei voti, ma molto spesso è proprio raccontare qualcosa, aiutare a comprendere un vino, penso che ci sarà un ritorno ad annusare, ad assaggiare, dire quali sono le emozioni, non le emozioni, come dicevamo prima, la prugna di mia nonna, ma aiutare a capire che cos'è il vino, perché? Perché abbiamo la fortuna di assaggiarne qualcuno in più degli altri, solo per questo. Roberto lo dice a pagina 26, e tu hai un pezzettino bellissimo, pagina di sinistra, libro 1, dove dice, ma lì era uno degli di alterazioni e di divergenze sui temi. Forse questo è il massimo della crescita intellettuale e comportamentale a cui nessuno umano può ambire. Che è questa roba qua? Dare oltre.
Grazie Andrea. Gianni? Per chi non lo conoscesse, è il curatore dei vini della Guineria d'Italia Cabello Rosso, eccetera, eccetera, eccetera. Può parlare, di libera, ha diritto di parola. Okay. Ha diritto di parola. Allora, la prima cosa, capisco perché di quando sei cambiato, ha fatto jogging anche qua. Ha visto lo spazio grande. No, allora, beh, sì. Parliamo di vino, dobbiamo raccontare il vino. In realtà qui quando tutte queste preoccupazioni non ce l'ho. Non ce l'ho nel senso che quello che conta è che qualcuno abbia voglia di comprare una bottiglia di vino, abbia voglia di anche solo per berlo e senza rifletterci. A me basta quello. Quando tu in qualche modo parli di vino, soggettivamente, puoi fare poesia e raccontare delle cose che poi per qualcuno diventerà mitico, mito. Se no parli semplicemente di vino e qualcuno dice ma il gusto che mi descrive mi piace. Quindi è chiaro, in quello hai ragione, si torna indietro, si fa una cosa molto più oggettiva, si parla di quello che c'è nel bicchiere. Peraltro non basta quello, peraltro devi farli sognare e se non li fai sognare non compro una bottiglia. Io mi ricordo come sono arrivato io al vino. Ci sono arrivato perché ho bevuto un grande vino quando ero ragazzino e poi però ho iniziato a leggere. Per me era di miti scoprire quel vino lì, scoprire quel territorio, scoprire quel produttore. Fa parte del racconto che dobbiamo fare. Non dobbiamo concentrarci solo su quello, ma quella è una parte del racconto, secondo me. Quindi non cambierei questo. E niente, invece, poi il rapporto con Roberto nacque proprio così. Il rapporto con Roberto nacque poco meno di 30 anni fa. Io allora lavoravo per Arcigola, forse si chiamava ancora Sofood. No, si chiamava già Sofood. Però io, a me piace ricordare come Arcigola. Sapete, no, qual è l'estrazione di Arcigola? Sinistra, rossa, sindacalisti, non lo dico ridendo, è veramente così, era così. E io mi occupavo dei corsi di degustazione vino allora, e uno dei fiduciari, erano coloro che sui territori organizzavano le degustazioni, era Roberto. E io arrivo una sera, mi dicono devi andare a fare un corso per questa persona, ha tutto lui, sa tutto lui, ha fatto tutto lui. Arrivo a Superga, perché eravamo a Torino, anch'io abito a Torino. Scusa, ti hanno chiesto, sta attento alle temperature di vino. Dopo quello lo dirò. Diciamo che è diventato molto, molto attento lui, strada facendo. Inizialmente non era così. E arrivo in un ambiente bellissimo, tutta gente con macchine importanti, tutta gente che era il contrario di quello che mi aspettavo, essendo un corso dello Slow Food. E poi mi vedo che il corso, come aveva già parlato in realtà, è un corso sul vino ma sul champagne. E poi mi dice ma la prossima volta lo organizziamo con bottiglie ancora più importanti. Quindi c'era una parte di sogno in lui e una parte di passione che poi è trasmissibile. Questo credo che sia fondamentale quando parli di vino. Non puoi essere solo, non puoi pensare di raccontare il vino solo in un bicchiere. Intanto perché chi lo assaggia col suo palato, lo assaggia con una sua soggettività. È vero che noi dobbiamo renderlo oggettivo, i difetti sono oggettivi, ciò che sentiamo è soggettivo. Difetto grande è oggettivo, se un vino sa di aceto lo senti chiunque. Se sa di Mirabella della nonna o di Prugna del nonno, cambia poco. Permettimi se ti interrompo. Non sto dicendo che il racconto del vino in futuro sarà semplicemente vino ricco, fruttato, tannini, levigati, chiusura. No.
quello che tu cioè, prova a pensare quali sono i testi su cui hai letto, non il testo nel senso di autore e titolo, ma cosa raccontavano di quel territorio, di quell'azienda. È un aspetto importante, a tutti noi piace sapere e raccontare. Diverso è raccontare che l'azienda è in conduzione biodinamica, è solo fermentazione spontanea fino all'alzata di cappello, che dopo i travasi vengono fatti alle 4 del mattino. Per... Allora, una parte del racconto del vino oggi, da parte nostra e molto da parte vostra produttori, è non racconto più da dove arriva l'uva, come ho fatto, ma racconto che è stata lavorata in questo modo qua. E perciò se tu fai il controllo della temperatura già ti collochi su un mondo che non va così tanto bene e racconto diventa solo una descrizione di quello che è il tuo modo di operare, che secondo me è veramente molto di facciata e poco di sostanza. Alla fine sono d'accordo con te, sarà un mix delle due cose, però non può essere limitata solo, esattamente come non posso limitarmi a parlare solo del Michele, non posso neanche limitarmi a dire semplicemente come l'hanno fatto. No, però delle persone che l'hanno fatto sì, quello sì, sono affascinante. Perché sono persone affascinate, perché sono persone che abbiamo conosciuto, possiamo raccontarle, perché per un lettore non è facile, non ti invoglia leggere la descrizione di un vino. Non so se ci avete mai provato a leggere la descrizione di un vino con 15 aromi, con il tannino più o meno duro, è noioso, è noioso. Se tu racconti le persone, i libri vengono letti, le guide dei vini, che sono numeri, non vengono lette, vengono guardati solo i punteggi. Se tu racconti delle persone, vengono lette le schede. Questa è la differenza. Quindi secondo me dobbiamo far sognare, non raccontare un giro, ma far sognare raccontando. Sicuramente ci sarà anche la parte di un libro dove potrai mettere gli aspetti tecnici che interessano sicuramente qualcuno, ma comunque dobbiamo parlare soprattutto di quello che può far sognare le persone, quindi chi l'ha fatto, il fatto che sia molto piccolo o molto grande, tutte cose che possiamo tranquillamente raccontare per interessare chi compra una bottiglia di vino e magari dopo un po', piuttosto che di comprare una bottiglia di vino, come l'avete chiamato? Commodity. Io lo chiamo bevanda, lo chiamo vino bevanda. Da una parte c'è il vino bevanda e da una parte c'è il vino cultura. Il vino è cultura, quindi noi dobbiamo fare in modo, non dobbiamo fare in modo niente in realtà, dobbiamo sperare che i nostri racconti invoglino qualche ragazzino che poi diventerà grande, qualche ragazzina che diventerà grande, a comprare una bottiglia di vino e non bere solo vino, ma cercare.
sempre da qualche parte, da Papuasia e Londra e Catanese, non so mai dove sia, quindi comunque ci siamo scritti, ci siamo salutati, quindi la saluto in cartomagia, un saluto enorme alla mia amata Carolina Topo, di cui c'è un grandissimo rapporto nel libro, e i miei amici produttori, compagni di strada, compagni di viaggio, e a cui io devo veramente molto, da cui ho imparato veramente molto, mi sento di risalutarli, quindi la famiglia Grasso, la famiglia Vietti, la famiglia Tessari, e Giorgio e Francesca, nome lì, e a voi due soprattutto per il rapporto che ci lega, e in ultimo un grande bacio a Federica, che è di fronte a me, che apre il libro. Silvia, grande, ti abbiamo strappata i tuoi impegni di vita, sei stata